Eccoci qua ragazzi, scusate l'attesa, ma ci sono stati un po' di problemi tecnici, anzi aspettate un attimino che qua c'ho anche un problema tecnico sul cellulare che avevo messo, appunto, come sapete io metto sempre la chat anche sul cellulare per controllare che vada tutto bene, solo che adesso ho attivato la monetizzazione e mi si è aperto subito l'annuncio appunto di monetizzazione. Quindi allora, ero convinta di aver abbassato il Madonna, io non ho messo uno di annuncio, vabbè, pazienza, comunque penso che tutto bene. Comunque, ciao a tutti, benvenuti in questa nuova live del cazzeggio, possiamo dire. Sono tornata per adesso, la settimana, infatti vi dico che, visto che sono qua oggi, martedì prossimo non ci sarò perché farò l'ultima live per adesso su Canale Italia dedicata ai Walking Dead, agli episodi extra che è andato in onda l'ultimo. Quindi finalmente ho finito, almeno da quel punto di vista, e quindi torneranno appunto qua le live. Non saranno più fisse, ragazzi, ma saranno sporadiche, ve lo dico già subito, quando c'ho un argomento e quando c'ho voglia soprattutto. Stasera volevo non avere qui questa splendida donna, che non è soltanto una splendida donna, ma è anche una splendida autrice. Intanto salutiamo Jenny e Flores, che sono mie due fedelissime, che ci augurano buona Pasqua. Ciao, grazie e buona Pasqua pure a voi. Se abbiamo qua Cinzia Giorgio, voi mi direte chi è codesta persona? È soltanto una delle migliori autrici italiane esistenti sul pianeta, quindi ma sarà che allora io posso sembrare di parte quando parlo di Cinzia, perché io e Cinzia ci lega non soltanto, diciamo, un rapporto professionale, perché lei non è soltanto un'autrice, ma è anche un'editrice adesso, ma soprattutto dirige il magazine online che è Pink Magazine Italia, che io adesso vi faccio anche già subito vedere, che ho preparato qua la scheda di Chrome. Eccolo No, vabbè, qui, sei adesso. fantastica. Pure la scheda di prom. Ecco Guarda. qua, sì, no, ora, grazie a Dio, almeno questo StreamYard lo permette di fare. Vedete, qua ci sono molti articoli, parliamo un po' di tutto, dai film, dalla moda, dai libri, dalle serie TV, insomma, facciamo un po' di cose. Cinzia è la boss e io sono una, diciamo, delle adepte di questo, una delle schiave. Scrivi articoli, assassina! No, scherzo, assolutamente. E vabbè, comunque trovate il link in descrizione. Adesso interrompo che rimetto me e Cinzia, che siamo belle uguali. Ma soprattutto, ecco, ultimamente lei ha aperto una sua casa editrice che è la Pink Factory, che dovrebbe esserci qua, se non sbaglio. C'era qua la pagina. Vabbè, aspetta, che io faccio Pink Factory, che dovrebbe aprirmi, sì, vediamo un po', eccola qua, infatti. Adesso ve la faccio vedere, due Titolo, secondi, la pagina. Ed è la direttrice, lei, di Pink Magazine Italia, che è un magazine che speriamo, oddio, ti dirò la verità, visto sto cazzo di Covid, forse è meglio anche rimanere sul digitale, visto che gli edicolanti, poveracci, aprono, chiudono, aprono, chiudono, aprono e chiudono. Quindi direi che non è neanche così male scrivere in digitale. Adesso vi faccio vedere anche la pagina dedicata a Pink Factory, comunque ci sono i link tutti in descrizione. Ed eccola qua, infatti, questa era proprio una casa editrice creata da Cinzia, dove appunto si pubblicano autori, possiamo dire. Adesso poi Cinzia ci spiegherà, anzi Cinzia, visto che parlo, dicono che parlo sempre io, non spiegaci che cos'è. No, 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 comunque, ma visto che comunque è la tua creatura, io so poco e niente, vi dirò la verità, anche perché è nata da pochissimo e io ho iniziato adesso a causa di impegni di forza maggiore. Infatti, avete notato, oggi sono tutta pink, pink la maglietta, pink il rossetto. però c'è il rossetto pink, solo che Sei sembra rosso. rossetto pink, anch'io, vedi, anch'io rossettino pink. E intanto, ciao Arianna. Cinzia, che cos'è Pink Factory? Spiegaci un po' che cos'è questa casa editrice, come funziona, come lavorate, insomma, spiegaci tutto. Spiego tutto. Allora, Pink, tu sai, Pink Magazine Italia è nato 5 anni fa, tu ne fai parte ormai da quanto tempo, Sara? Almeno da 3 anni. Da quando ci conosciamo? Più o meno un anno dopo che ci siamo conosciute, quindi sì, saranno Sì. 4 anni sicuro, 4 anni sicuro che Allora, sì, conta. allora da 4 anni che ne fai parte, praticamente era appena nato Pink quando ti Sì, sei era, beh, sì, unita. era nato da pochissimo, che io ti chiesi per gioco, non è che cerchi un collaboratore? Oh sì, vieni, vieni, dei tempi in cui non serviva il curriere, ti mettevano dentro e basta, bastava che scrivevi qualcosa.
Sì, no, è vero. E poi quest'estate abbiamo deciso di fare dopo una prova che avevamo fatto dirigendo una collana, io parlo al plurale perché ci sono con me altre persone, tu lo sai. Esatto. E avevamo fatto una prova dirigendo una collana, era andata abbastanza bene, quindi abbiamo detto va bene, dai, buttiamoci, proviamo. E da Little Black Dress poi siamo diventati a un certo punto Dubin Factory Publishing, cioè una vera e propria casa editrice, e pubblichiamo libri che sono anche cartacei, però, questa cosa ci tengo a dirla. Usciamo anche in cartaceo e usciamo anche in libreria. La distribuzione adesso è ancora un po' piccola, ma insomma, stiamo crescendo, stiamo facendo sempre più proseliti e sempre più contratti per essere sempre più a disposizione del lettore, ovviamente, perché il nostro, come dire, il nostro scopo principale è quello di compiacere il lettore, di formare degli autori che poi dopo piaceranno alle nuove generazioni di lettori, insomma, perché poi nella nostra casa editrice siamo delle matte, abbiamo messo una collana anche per bambini. Tra poco uscirà il nostro primo libro per ragazzi. E quindi, insomma, prendiamo da Che dovrebbero 99 essere, anni. che dovrei, anzi, vi faccio anche vedere le cover. Dovrebbe essere, tu dimmi se è giusto che io lo mostro. Dovrebbe essere Cielo di Fragole, il libro per ragazzi. O mi Maria sbaglio? O questo è già Letizia uscito? Girardi, esatto, sì. Questo sta uscendo il 12 aprile, esce, però abbiamo Ecco, fatto quindi io vi faccio vedere la cover in super anteprima. Eccola qua. Vediamo un po' appena, ecco qui, questa è la cover Cielo di Fragole, Caramelle alle Stelle di Malia e Letizia Cerati. Ecco, sì, me questo è le vedo da uno sola dei. che sono belle le nostre No, è veramente bella, cioè, potete anche vedere voi con i vostri occhi quanto è bella questa cover. Comunque adesso vi faccio vedere anche le altre, già che ci siamo. Qui abbiamo, questa è di Cinzia, Questo è il Orgoglio mio, è un senza pregiudizio, fatto. di cui poco adesso, anzi, parlaci in un momento di questo tuo saggio, visto che Guarda, questo comunque. saggio è uscito. Io per diversi anni ho fatto il dottorato e sono stata cultore della materia a Roma 3 e ho fatto un corso su Jane Austen. Da questo corso su Jane Austen poi è uscito un libro piccolino in inglese, in realtà, che poi io mi sono autotradotta e ho fatto uscire in italiano. L'ho ripreso dopo un po' di anni e l'ho risistemato, riaggiornato, eccetera, e l'ho ripubblicato praticamente con la mia casa editrice, per dire io Con la tua prima. casa. Ecco, ci crede talmente tanto che pubblica anche. Ma questo c'è cartaceo, Cinzia? Sì, questo c'è cartaceo, anche se lo stiamo rivedendo. Mandamelo insieme a quell'altro se ce la Ti fai. Ecco, mando insieme, va bene, te li mando tutti, va bene. Ti piace? Ma ci è va un insieme cosino insieme. piccolino questo, è veramente piccoletto, però Non insomma. vabbè, tesoro, anche Raffaello era piccolino, eppure No, è ce più l'ho lì. Che piccolo, piccolo, questo sono una 50. che bello! Un manuale, un tascabile, Sì, è un bellissimo. tascabile perché in sostanza io analizzo da un punto di vista abbastanza inedito tutti i romanzi di Jane Austen, cioè dal punto di vista della necessità del matrimonio come riscatto sociale, che non è inedito il tema, però è inedito, diciamo, accostarlo a Jane Austen, che si pensa sempre che sia una scrittrice per ragazze, quando invece non lo è affatto, è una scrittrice che del sociale ci capiva molto, molto. E quindi, insomma, questo è il saggio Orgoglio senza pregiudizio che ho Allora, ripreso. ti ho mandato un link adesso, il link che ti avevo promesso prima, quello della live da mandare alle Chi mi ragazze ha della mandato? redazione su WhatsApp, te l'ho mandato su Ah, WhatsApp. ok, quindi Ecco, posso poi partecipare così siamo a alla live. posto. Ecco. E voi mi direte, ma dove potete trovare questi libri? Li potete trovare, immagino, dove è finito, è sparito, è giusto perché devo fare così. È come Photoshop. Li potete trovare, penso, negli store digitali, penso Amazon, penso Cinzia. Amazon, abbiamo un contratto di esclusiva per ora con Amazon i primi 3 mesi, poi dopo sugli altri store online. Ecco, quindi per adesso li trovate solo su Amazon, poi dopo li troverete anche negli altri store, però mi pare di capire che la gente si rifornisce più che altro su Amazon. Scusate, poi ecco, abbiamo questo libro qui, Miss Cartier, che è di Hélène Battaglia,
la nostra Elena ha scritto un... E poi attenta allo stilista, che questo mi ispira tantissimo, di Rosanna Lozio. Ecco, per adesso i titoli sono ancora pochini, insomma, potete vedere, la cominciato... è nata da poco. Guarda che noi abbiamo cominciato l'8 marzo, eh? Esatto, abbiamo cominciato neanche da un mese, siamo, quindi... Essendo tutte quindi, donne, siamo... Esatto, quindi non è neanche... Anzi, penso che un mese lo fate martedì. Anzi, domani è il complimento di Pink Factory, quindi proprio è capitato anche a Fagiolo questa live. Ve lo vedi, sono contentissima, grazie per avermi invitato intanto. Ma ci mancherebbe, ci mancavi solo tu, assolutamente. Poi vabbè, vi ricordo che poi Cinzia, oltretutto, è poi anche un'autrice, lei ha pubblicato all'attivo, allora, vai, sei preparata. La collezionista di libri proibiti, poi la piccola libreria di Venezia, brava. Poi c'è stato Maria Maddalena, brava, che aveva scritto un ebook, poi la piccola bottega di Parigi, e i migliori anni, e l'ultimo. E l'ultimo uscito da qualche giorno. Quindi all'attivo sei libri. Io ho conosciuto Cinzia... Aspetta, però, io ne avevo scritti altri 4 per Rizzoli prima. Esatto, ma io quelli non li conto perché non ti conoscevo e non li ho letti. Io infatti, poi c'è anche Raffaello, c'è anche il romanzetto, poi Raffaello, che è uscito con un'altra casa editrice che adesso non ricordo il nome, che era appunto una storia sul pittore, anzi una mini storia rivisitata sul celebre pittore, perché comunque Cinzia, lei adora scrivere, ma soprattutto adora la storia, perché comunque è anche il suo mestiere, perché se non dico una gastronomia, nonostante ti conosco ormai da più di sei anni, tu storia la insegni, tu sei una professoressa di storia alla Sapienza. L'università non me la ricordo mai. Qual è la tua? Unisped di Roma, ecco. Però che è Roma, ne sono sicura, perché ci siamo visti a Roma, che abitiamo a quindi su quello. Ma vabbè, ti ricordi che quando ci siamo conosciute io tornavo dall'archivio, mi ricordo quel giorno. Esattamente, sì. Poi vabbè, ragazzi, dovete anche capire, mi si incrociano anche le parole ogni tanto, le date, tutto. Poi io e Cinzia parliamo veramente poco anche del suo lavoro, non per altro, ma perché poveraccia, cioè almeno con le amiche il lavoro lasciamolo fuori, giustamente, poverina, soprattutto in questo periodo qui tra video, lezioni e quant'altro, almeno il lavoro lasciamolo un po' fuori, ecco, noi parliamo soprattutto, io sono sempre là a dirle, oddio mi si è bloccata, ah no, ok, è tornata. Allora, intanto salutiamo sì, ma sei tu ogni tanto, ma è normale, è la connessione, non ci si può fare nulla in quel caso. Allora, salutiamo Pietro, perfetto, ci salutiamo Pietro e Gabriella che sono arrivati, ci augurano buona Pasqua, anche Alessandra, è arrivato il tuo braccio destro, Alessandra Paoloni. Buona Pasqua Alessandra. Alessandra è il braccio destro, possiamo dire, in Pink Factory di Cinzia, se non sbaglio, è un'autrice anche lei, se non sbaglio. Scrive anche lei. È un'autrice anche lei. Ma scriverà anche lei per la nostra casa. Assolutamente. Metti una scrittrice dentro e non la sfrutti, giustamente, Alessandra. Stasera ti darò qualche scoop sulle prossime uscite. Perfetto. Io comunque, Cinzia, come vi ho detto, l'ho conosciuta grazie alla collezionista di libri proibiti. Non le ho preparate le cover di Cinzia, abbiate pazienza, però se andate su Amazon cercate Cinzia Giorgio, anche perché sennò devo stare a coda te vedo chi c'ha voglia. Quindi appunto di cose io l'ho conosciuta grazie alla collezionista di libri proibiti, che è stato il primo romanzo, diciamo, che è uscito con la casa editrice NC e Newton Compton, vabbè, i nomi in codice NC. E quindi di conseguenza me lo mandarono per caso quando l'ufficio stampa era ancora bello e ti mandavano ancora i cartacei per promuoverli, dai tempi dell'inizio collaborazioni, che poi adesso non ti mandano più una strafava di niente.
ma c'hanno anche ragione, no, ma c'hanno anche ragione da un certo punto di vista, perché se tu becchi un blogger a cui hai mandato il libro che lo vende su Facebook, cioè è successo. È per quello che le case editrici, uno dei motivi è questo, a parte i costi di spedizione, ma anche perché ci sono stati dei blogger poco furbi che vendevano i libri che i blogger gli mandavano, i case editrici gli mandavano su Facebook e su gruppi di Facebook. Allora sei scema. Io ammetto, anch'io l'ho fatto, magari con i libri che non mi sono piaciuti dopo averli recensiti, però io l'ho fatto sotto banco. Non lo stai dicendo, però, Sara. Ma non importa, ma tanto non mandano più niente, quindi figurati, poi figurati se le case editrici guardano le mie live. Ma che figa. E niente, insomma. No, ma i tuoi figurati, sono tutti lì. Hai la tua sezione, ma lo spazio è anche quello, quelli che non mi sono piaciuti, cioè se un libro non mi è piaciuto perché me lo devo tenere in libreria, però non lo metto, cioè, ma anche lì, insomma, la poca furbizia, la poca anche professionalità, insomma, dire, perché noi arrivano in regalati. Li ho regalati, anzi, perché comunque me ne faccio io. Cosa me ne faccio? L'ho già letto, non è che mi ha convinto, lo mando a una persona, a cui lo regalo a una persona a cui magari lo convincerà di più. E cosa stavo dicendo? E me lo mandarono così, per caso, c'era ancora Simona, non so se te la ricordi. Oh, Simona, no, me la ricordo, Simona, carina. Ci siamo sentite appunto oggi per Pasqua. Mm-hmm. E io dissi, vabbè, non è il mio genere, ma leggiamolo. Porca Eva, appena l'ho letto, ho chiesto subito l'amicizia a Cinzia. Io questa donna la devo conoscere, perché una persona che scrive una tale meraviglia, io non posso non conoscerla. E devo dire che quando ho letto un po' la sua biografia mi aspettavo un po', questo non te l'ho mai detto, un po' un'altezzosina, professoressa, intelligente, laureata, tutta lei, chissà quanto. E invece mi sono trovata davanti una persona semplicissima, anzi di una disponibilità, che appunto dopo neanche un anno che ci conoscevamo mi ha messo subito nel suo team, sulla fiducia, mi ha inserito subito. Che quella c'era di sicuro, perché c'è stata subito una simpatia. Sì, però, ci siamo prese subito bene, io e Cinzia, e quindi di conseguenza poi non mi sono persa un suo libro. Lei scrive libri soprattutto di narrativa contemporanea, possiamo dire, lei ha questo genere. Pazzesca Cinzia, Anna 18, ciao Anna. E quindi appunto lei scrive soprattutto narrativa contemporanea, ma soprattutto scrive libri, possiamo dirlo, sulle donne, sul potere delle donne e del femminismo. Voi non vedrete mai una Tessa o una Anastasia Stile nei suoi libri, perché lei li prenderebbe a badilate, quelle due lì. Esatto. Probabilmente, a badilate forti. Guarda, io sono molto indecisa su Corinne, quindi figurati, la mia protagonista. Oh, me la ricordo. No, penso che sia riprendere. Penso che sia stata la tua unica protagonista che all'inizio volevo prendere a badilate. Sì, no, però poi si riprende, dai. Poi si riprende assolutamente, ma soprattutto. Ecco, e penso che anche quell'altro, che era Leonardo, se non sbaglio, è stato l'unico tuo protagonista maschile che avrei voluto prendere ammazzate sui denti, a sprangate proprio forti sulle gengive, in quel caso. Un po' volte, poverino, che cosa? Ma che cosa? Vabbè, capito, sono figli miei. Che ti è venuto male, Cinzia? Mi dovevi dare qualche calcio nel culo a quel figlio, visto come è venuto su. Che sei, mannaggia. Vabbè, comunque, scherzi a parte, la nota romance nei libri di Cinzia c'è quasi sempre, però passa in secondo piano rispetto alla storia della protagonista, perché appunto i suoi libri, le protagoniste sono prettamente donne, ma non perché Cinzia ha qualcosa contro gli uomini, assolutamente, anzi c'ho un marito che è l'amore, io e Gaia di MM dintorni, lo adoriamo, io e Cinzia andiamo a casa sua solo per poter stare con solo per poter vedere. L'hai detto, no, in game, perché è una persona veramente stupenda e quindi
ci piace tanto a me. Noi dovremmo fare un Come? È da un po' che non vieni, visto che c'è stato questo maledetto COVID. Adesso speriamo. Ciao Martina Gasparini, buona Pasqua anche a te. No, se nel 2020, nel 2023 dovrebbe esserci il Rare di Roma, io a quello vengo sicuro. Cioè, vengo sicuro. Quando è che è presto? Nel 2023 dovrebbe esserci, nel 2023. Non mi ricordo il 2023. Speriamo almeno di esserci vaccinati. Speriamo di esserci vaccinati e di essere usciti da sta cacchio di situazione. E magari è un po' un fan club sul marito di Cinzia. Quando vedrà sta live si farà tante di quelle risate. Tuo marito a guardare sto pezzo, probabilmente. Ma lui lo sa, perché non è che glielo nascondiamo, anzi, lui poverino dice sempre: queste sono matte, secondo me lo penso ogni volta che ci vede. E quindi non perché Cinzia ha qualcosa, anzi assolutamente no, ma perché Cinzia dà una grande importanza all'indipendenza e alla determinazione delle donne, sia del passato che del presente. C'è sempre un'eroina e mi sei è tornata a posto. Prima di così ci sono certi frame che poi ti manderò le foto se li riesco a ribeccare. Io lo so che voglio male nei frame, non me le mandare. E stavo dicendo, per esempio, c'è sempre un'eroina del passato. Per esempio, nella collezione di libri proibiti era Veronica Franco, in un'altra è stata Coco Chanel, che è un po' anche l'eroina Cinzia, e insomma c'è sempre comunque un'eroina del passato in quasi tutti i libri di a parte di Cinzia. I migliori anni, che lì l'eroina non c'è, perché lì l'eroina c'è, l'eroina è tua nonna, l'eroina lì è tua nonna, l'eroina famosa, però per me però è stata un'eroina, perché comunque quel libro lì penso che sia stato uno dei più belli che è scritto, ed è difficile per me dirlo, lo sai perfettamente. Ma perché non soltanto, anzi vi invito a leggere, vi invito ad andare a vedere le recensioni, perché io i libri di Cinzia li ho recensiti tutti, compreso l'ultimo, e di conseguenza c'è, cioè, nei migliori anni l'eroina è la nonna di Cinzia, quindi è autobiografico. In quel libro Cinzia sta per nascere, cioè, per dirvi, esatto, si parte con la nascita. Poi di questa, a un certo punto nasce, adesso alla fine, cioè, si parte con il travaglio e poi c'è la nascita di Cinzia, possiamo, e nel mentre c'è la storia della nonna, che è stata una figura molto importante anche per Cinzia, molto significativa. Beh, guarda, sono qua e scrivo e leggo, tanto lo devo a lei, esattamente. Quindi se vi chiedete com'è nata la passione per la scrittura di Cinzia, grazie alla nonna. Nata per due cose: per nonna, che mi spronava a leggere, e poi nonno aveva la libreria, ma non erano sposati tra di loro, erano i nonni di nonno paterno e nonna materna. Nonno paterno e nonna materna, perché comunque la nonna dei migliori anni è la tua nonna materna. La nonna materna. E quel libro lì è meraviglioso, perché comunque è incentrato soprattutto non sulla nota romance con quello che sarebbe potuto essere, diciamo, il nonno di Cinzia, ma alla fine, se non mi ricordo male, non è stato così. Forse anche è stato meglio così, diciamo, c'era tutto. Non lo so, io non sputo su nessuno, come diceva la Sofia Loren. Però comunque è incentrato soprattutto sul coraggio che questa donna ha avuto nel vivere poi in un periodo bruttissimo per l'Italia, che è la Seconda Guerra Mondiale, sotto i bombardamenti al sud, perché se non sbaglio erano vicino a Bari. Vedi, mi si incrociano. Sì. Ormai, Cinzia, mi si incrocia. Ormai tutto, mi poi conosci. A parte che ormai ti conosco, ma poi se dovessi veramente ricordarmi tutti i tuoi libri, tutte le tue protagoniste al momento, adesso con la testa che ho ora. Ma ti ricordi tutte in realtà, poi comunque adesso ti dovrei pure ricordare le protagoniste invece dei romanzi che pubblico io, ma non scrivo. Allora, i nomi delle protagoniste me le ricordo. Oddio, sai che adesso ho un lapsus. Ah no, aspetta, iniziava con la O, quella della collezionista. Oddio, c'ho un lapsus. Olimpia, perché mi viene in mente Ofelia? Non so perché c'avevo in testa Ofelia. Me l'hanno chiamata Ofelia, Olivia, l'hanno chiamata in tutti i modi. No, Olimpia. Uno pensa Xina e gli viene in mente Olimpia. Cioè, dovrebbe essere così, è bruttissimo da dire. Perché comunque, vabbè,
mitologia anche quella, trattata guarda, questo tu però, toccando questo tema, in realtà tocchi un tema importante che io ho fatto addirittura, ho messo addirittura come, come collana all'interno della, della Pink Publishing, perché Air Story, la collana di storie femminili, mi appartiene proprio, cioè nel senso che è tua, è tua. Ci voglio mettere saggi, vorrei, quando arrivano poi li sistemiamo, li vediamo, insomma, però ci vorrei mettere storie di mitologia, storie di donne come quelle che scrivo io, cioè mi piacerebbe, non esattamente come le scrivo io ovviamente, ma storie di donne che possano in qualche modo servire a... a capire un po' come funziona il mondo dall'altra parte, no? Perché la storia l'hanno scritta sempre gli uomini, quindi è interessante invece vedere che cosa succedeva sull'altro versante del mondo. E quindi Air Story è proprio quello, e te ne manderò qualcuno appena arriveranno, e in Air Story abbiamo messo il saggio su Jane Austen, eh? Perfetto, ottimo, Jane Austen è sempre la Jane, la Jane non si batte. No. Io infatti pagherei per leggere un tuo Regency, ma mi hai detto, anzi mi sa che adesso, mi sa che ci proverai, visto l'andazzo. Ma sai che non ho proprio, mi piacerebbe, sai? Lo dovresti fare, io lo leggerei a manile basse, a manile basse. Lo scrivo solo per te. Visto, grazie. Come regalo di compleanno per il 30, forse per di giugno non ce la fai, magari per l'anno prossimo, quando faccio 36 anni. L'anno prossimo di sicuro ce la fai, un racconto te lo posso scrivere subito, un romanzo un po' diverso. Un romanzo ci vuole anche un po'. Perché guarda, il mondo Regency ormai è così, anche sì, diciamo, letto. Esatto. È proprio bello anche trovare storie nuove, eccetera. Quindi se tu, io lo dico, se trovi qualche tua amica che scrive, non solo Regency. Ecco, anzi, diciamolo anche agli spettatori, se c'è qualche autore emergente, link in descrizione, e dovrebbe esserci la sezione contatti, contattate appunto la Pink Factory, e se il vostro romanzo non è una ciofeca, ma è valido, sicuramente. Amore, che noi valutiamo soprattutto l'idea, perché il romanzo è sempre migliorabile. Se l'idea, esatto, è buona, lo sistemiamo. Io in quel senso dico, cioè, se l'idea non è una ciofeca, sarete sicuramente accolti nella Pink Factory, ma dovete, l'idea deve essere buona di base, quindi mi raccomando, buttatevi, e mi raccomando, link in descrizione, Pink Factory, ci sono tutti i contatti nel sito di Pink Magazine, nei contatti e tutto. Comunque c'è proprio la pagina che vi ho fatto vedere, che in attesa vi spiega tutto quello che dovete fare, vi spiega tutto quello che dovete fare. C'è l'indirizzo mail, appunto, anche qua. No, questo è per il concorso per illustratori. Comunque penso che sia. Per ogni collana c'è un indirizzo mail, altrimenti alla mail, quella della Pink Factory, cioè thepinkfactorypublishing@gmail.com. Facile, facile. È quella che c'è qua, appunto. Se andate nella pagina di Pink Factory che vi ho lasciato, esatto, trovate l'indirizzo. Quindi scrivete e mandate i vostri generica. Se uno non riesce a autocollocarsi in una collana, la manda a quella generica e ci pensiamo, esatto, noi a collocarla, esatto, in una collana. Ecco. Che poi dicevamo appunto che se la genere Regency adesso sta anche tornando in voga, grazie anche, diciamo, a questa serie che è entrata, diciamo, già nella leggenda, che è Bridgerton, e io già vedo... Hai fatto la recensione per noi. Ho fatto la recensione, il martello pneumatico del Conte, che non rivedremo nella seconda stagione, ma ragazzi, io ho visto l'altra sera, mi sono arrivati i messaggi disperati, ho detto, ma ragazze, cioè, a parte il fatto che la seconda stagione è incentrata su un altro personaggio, ma anche se non c'è, appunto, cosa ce ne frega? Cioè, la seconda stagione sarà incentrata sul fratello di lei, quindi giustamente è logico, se quello c'era o non c'era. Cioè, un conto è se, allora, anche la seconda stagione era sugli stessi protagonisti, lui moriva, come nell'Elisa di Vivombrosa, che dopo un po', nella seconda stagione, lì Preziosi se n'è voluto andare, e hanno fatto morire Fabrizio ed è arrivato quell'altro. No, in questo caso no, assolutamente. Quindi ci sta che non ci sia. Poi, molte hanno anche detto, ma l'attore è arrogante, dove pensi di andare? No, perché io, allora, dico fin da subito che sì. Quell'uomo lì è una patata travestita da essere umano, ne sono perfettamente consapevole. Ha due espressioni,
ne sono perfettamente consapevole. Si poteva dare la mano con quel poverazzo di Jamie Dornan nelle 50 sfumature, quando invece lui è un bravo attore quando ci si impegna. E ho con Robert Pattinson in Twilight, che adesso è un attore della Madonna. In quanto espressività si poteva dare la mano con loro due in quei due film lì. Però se lui vuole andare a fare altro, quant'altro, magari anche per migliorarsi, come ha fatto Pattinson, che appena ha finito Twilight ha detto andate a cagare, io vado a migliorarmi, vado a fare roba di qualità e adesso, è il, nuovo e adesso è il nuovo Batman. E non c'è niente di male a volersi mettere alla prova. Sara, possiamo lanciare una sorta di sfida alle blogger che scrivono e che ti seguono? Magari scrivete voi un Regency che possiamo pubblicare. Esatto, prova anche solo una novella, un racconto. Anche solo una novella, noi la pubblichiamo provate, poi le novelle, perché no? Provate. Così, diciamo, scrivi il tuo Bridgerton. Ma se lo scrivo io, ma tu non hai idea, ma io li faccio tutti. Io quel tipo di serie lì molto spesso non le posso vedere e non li posso leggere perché a me mi viene poi il sangue alla testa, tipo anche il tuo ultimo, che leggevo quella roba lì e ho detto ma voi eravate fuori di testa, meno male che i tempi sono cambiati. Se lo scrivo io faccio prendere, io hai presente Orgoglio e Pregiudizio e Zombie? Che c'è la versione che fallo dai, ci provo, appena c'ho un momento scrivo una novella piccola 20 pagine e vediamo un va po' bene come... noi la mettiamo subito nei pink book come in ebook. Comunque appunto Jenny è una di quelle in lutto, ma chi se ne una comparsa, ma chi dai Jenny insomma. Ma va bene, ma magari tornerà nella terza stagione, sempre se non lo fanno morire, perché ci sono già gente che si sta strappando i capelli. Oddio, è morto. Ragazzi, a quell'epoca lì la era già tanto se arrivavi alla vecchiaia, cioè, diciamocela tutta, perché malattie, sporcizia, zozzeria, il trapano che andava continuamente con chiunque, nei bordelli e tutto. Ciao Carol, è arrivata, adesso lei la devo mettere, lei è la mia carissima amica, Carol, ciao, buona Pasqua anche a te. Lei è un'amica, una carissima amica di Martina, quella ragazza con cui ti ho messo in contatto. Come no, Martina, carinissima. E soprattutto è l'admin della pagina Facebook Carol in Italia, link in descrizione, martedì saremo in live per parlare dell'episodio 22, quindi mi raccomando, stay tuned. Sì, lo so che è tanta roba, tesoro. Troveremo qualcos'altro con cui Jenny dice che l'attore Rage è che poi. Questa è il titolo di un'altra serie TV, però vabbè, probabilmente la tastiera Jenny è in lutto e quindi ha sbagliato a scrivere, quindi giustamente. Che poi tu mi hai accennato, adesso tornando a parlare un attimo di Pink Factory, mi hai accennato che ci saranno anche dei fantasy, da quello che vi hai accennato per telefono. Certo. La collana che gestisce Alessandra Paoloni, esatto. E sta per uscirne uno a fine aprile. E non posso ancora dire nulla, però sta per uscirne uno che tra l'altro è fantasy, young adult, insomma... Che genere che piace a me. Il genere che piace a te, quindi te lo farò avere assolutamente. Adesso fra qualche anno arriva una scatola col CLS, che il corriere mi dirà che lo conosco. Sara, ma chi ti manda tutta sta roba? Viene tutta da Roma. Sì, ah no, sì. intendeva la serie. Allora scusami Jenny, non l'ho mai vista, non l'ho mai vista quella serie. Ce l'ho in lista tra le tante che devo vedere. Ma quella sulla mia storia? Come? No, Rain è quella lì. No, non è quella di Maria Disco. Almeno non credo. Jenny, delucidaci, così perlomeno possiamo dare una spiegazione. E usciranno anche comunque anche soltanto degli young adult, degli new adult, o quelli magari, visto che so che è un genere un po'... Stanno per uscire. Questi due che sono usciti, attenta allo stilista che ti intrigava, e Miss Cartier, fanno parte di Little Black Dress, perché fanno parte, diciamo, del mondo glamour. E quindi questi sono un genere. Poi dopo, per la collana dei bambini, sono arrivate veramente tantissime cose interessanti, e questo di Letizia è un romanzo che parte da i ragazzini che stanno all'elementare e poi arrivano alle medie, per cui
li segue in un percorso, diciamo, di crescita, ed è interessante perché è un gruppo di amici. E invece il fantasy, di cui ancora non ti posso parlare, è una storia veramente molto molto interessante, che appunto è tra lo young adult e il fantasy. A te piacerà tantissimo, secondo me. Sì, sì, la sono sicura. Molto particolare, scrive molto bene, quindi insomma riesce a farti a ricrearti delle atmosfere particolari. E poi stiamo valutando La Collana dei Gialli, eccetera, e uscirà un'altra cosa mia fra poco, che però comincio io, ma poi non finisco io, perché è una serie. Ti posso dire là, non può dirci di più, però ti prego. Prego, prima che poi mi tocca lavorare in editing sulla live, che già mi è successo con una ragazza che poverina, poveraccia, si è fatta scappare una cosa che non doveva dire, ho dovuto ripubblicare la live, poi no, tranquilla, io sono quello che mi parla. E la serie Regni è quella su Maria Stuarda, sì, Maria Stuarda, va bene, sì, ok, Maria Stuarda. Che poverazza, anche quella ha fatto una bruttissima fine, da quello che mi ricordo io di storia, non è che abbia avuto un destino tanto, no, tanto bello, tanto dolce. Diciamo che le regine d'Inghilterra, a parte quella che c'è adesso, non è che siano state proprio tutte fortunate. Diciamocela tutta. Enrico VIII insegna, porca troia, quell'uomo lì. Ma io ho visto la serie Tudors, che veramente storicamente non ci azzecca per un cavolo di nulla, ma io veramente dicevo, ma figlio bello, basta sposarti, perché tu sei peggio della Fletcher per queste povere donne. Lascia perdere, tanto le figlie le hai, l'erede maschio, vabbè, che poi era cagionevole. L'erede maschio, ma poi muore giovane, tanto è vero. Esatto, è morto giovanissimo, quindi stai lontano da ste donne, ma piuttosto sposati un uomo, santo Dio, ma porti sfiga, porti sfiga, santo cielo. Io pubblicherei la storia riveduta e corretta da Sara. Ecco, Enrico VIII è il Fletcher della signora Fletcher di quel periodo lì. Anzi, secondo me, la signora Fletcher è una sua discendente, era l'antenato della signora Fletcher, dove si muoveva faceva danni. Comunque, tiro in ballo la signora Fletcher, perché Cinzia poi è una fan della signora Fletcher, ne abbiamo parlato una volta, io invece la chiamo simpaticamente la signora Morte. Io mi domando cosa cacchio la invitano ancora a fare qualcosa, ma chiudete la chiave in quella cacchio di capanna di Cabot Cove, aprite la finestra solo per dare da mangiare. Mio fratello mi prende ancora in giro perché mi piace, no, ancora mi manda tutti i meme, sai, quelli su... I meme, quelli sulla... No, ma lo capisco anche tu, ma non è possibile, ma chiudete la doppia... Anch'io, però, sai, da bambina mi piaceva, poi riguardandola da grande ho cominciato a pensare... Ma com'è possibile che questa dove va ci scappa il morto? Ma non è che ti ha donato questa porta leggerissimamente sfiga? Ma il mio fratello, infatti, quello diceva, questa porta sfiga non la vediamo perché... No, ma comunque, se ci facciamo caso, è così in tutti i gialli. Cioè, dove la protagonista va, muore qualcuno. Cioè, non è solo la Fletcher. A meno che non sia, che ne so, un ispettore. No, sei un poliziotto, in quel caso, vabbè. Se il poliziotto va in vacanza da qualche parte, ci scappa il morto. È sempre così, quindi non diamo la lavoro in vacanza. Ecco, non diamo la colpa solo alla... Che mi piacerebbe pubblicare qualcosa alla Jessica Fletcher. Madonna, sarebbe fantastico. Sarebbe tu che bello. Poi adori quel genere, soprattutto. No, ma non scriverlo io, anche pubblicarlo. Perché noi abbiamo la collana Book of Shadows, l'abbiamo chiamata. Che guardate, vi dico, visto che ho ancora la pagina aperta, vi dico, almeno qua dovrebbero essere tutte le varie collane. Sì. Allora, vediamo, qui c'è la Little Black Dresses, che appunto... Ecco, io dico il nome della collana e tu spieghi. Vai, allora, Little Black Dress si occupa di glamour, cioè tutti i romanzi che hanno per protagonisti, che ne so, stilisti, cantanti, modelle, attori, eccetera. Tutto il mondo un po' patinato, di vario genere. E
spesso e volentieri si tratta di romance, però pubblichiamo anche saggi che si occupano di cinema, di spettacolo, eccetera, quindi siamo un po' variegati da questo punto. Tipo, se volete scrivere un romanzo su e rivisitare, diciamo, la storia di oddio, qual era quello che è stato ucciso davanti a casa sua? Versace, ecco, su Versace, fatelo e verrà pubblicato, se è buono. Non è un giallo, ovviamente, dovete rivisitare solo la storia dello stilista e tutto quanto quello che è successo. Per esempio, se volete pubblicare un libro sulla sarta di Maria Antonietta di Francia, va benissimo. Esatto, visto che quelle persone non se le, tra virgolette, inculava nessuno. ma tanto lo sanno, Cinzia, ormai quelli che vengono qua in live. Poi vabbè, ecco, altra collana, la Red Riding Hood. Vai. Allora, Red Riding Hood significa letteralmente cappuccetto rosso, quindi te lo dice la parola stessa, ci occupiamo di bambini. Però non solo di bambini, è questa la collana dove ci sono poi i fantasy, young adult, diciamo che va da 0 a 99 anni, come abbiamo deciso di scrivere io e Alessandra, se ne occupa Alessandra Paoloni di questa collana. E appunto pubblichiamo gialli, rosa, libri, favole morali per bambini ovviamente, un po' di tutto l'universo dei bambini da quando cominciano a leggere o da quando i genitori leggono per loro fino a... Io li leggo ancora i libri per bambini, quindi fino a... Anch'io, io ho la narrativa per ragazzi, a voglia, io sono innamorata di Manlio Castagna, che è un autore per ragazzi, spero un giorno di poterlo invitare qua in una mia live appena uscirà. L'ho conosciuto... Io, guarda, io ci sono andata tanto così, ma poi non sono riuscita... Sì, era venuto a tempo di libri, ma purtroppo io tempo di libri lo faccio solo nel weekend. Mi ero detta faccio avanti e indietro, chi se ne frega, ma in quella settimana lì non ne avevo la possibilità e quindi me lo sono perso. E poi non avevo neanche letto il libro, perché ce l'avevo, perché la Mondadori in miracolo me lo mandò, ma il cartaceo. Perché per quanto riguarda gli ebook, Anna mi manda qualunque cosa, basta che ormai io chiedo 7 anni di collaborazione sul digitale, mi manda qualunque cosa. Però in quel caso mi hanno mandato il cartaceo, solo che a parte che non ero riuscita a finire di leggerlo, ma ero impossibilitata proprio quel giorno lì di scendere. Lui nel weekend non c'era, quindi non ti dico quanto mi rode ancora quella cosa lì, quanto mi rode, veramente, tantissimo. E io sono una grande fan della narrativa per ragazzi, anche Guido Sgardoli ultimamente ho conosciuto, una persona squisita, poi oltretutto, anzi, lui ha già detto che è disponibile per una live appena possibile, davvero la faremo appena pubblicherà, perché l'ultimo che ha pubblicato è un giallo e io quel genere non lo leggo purtroppo, lo leggerei soltanto se fosse magari scritto, ecco da Cinzia, sono di parte perché... Potrei anche provarci, però per adesso non è il momento di buttarmi su un genere che di solito non tocco, perché per esempio Le Belve, che hanno scritto loro due a quattro mani, in genere non è un genere che tocco, perché io l'horror così un po' non lo leggo, invece caspita, cioè, mi hanno messo la chiave videogame, la chiave horror, la chiave young adult, cioè figurati, ciao. Cioè, Vabbè, sono stata l'unica a cogliere la chiave videogame. Perché veramente... Sì, perché quel libro è un cavolo di videogame. Si parte dal primo livello, che è il sanatorio, il secondo livello, che sono le fogne in cui ti caghi in mano, scusatemi il termine, e poi il terzo livello, che è il livello finale, che è la villa, dove lì ha voglia di cagarsi in mano. Quindi c'è anche il boss finale. Quindi figurati. Io ci ho visto anche questo, allora quello lì subito l'ho divorato immediatamente, l'ho comprato proprio sulla fiducia. E da quel libro ho imparato a conoscere anche Guido e tutto quanto. E quindi io sono una grande fan della narrativa per ragazzi, quindi sicuramente... Quindi leggerai tutto in anteprima, ho già leggerò tutto. Ragazzi, case editrici, basta, d'ora in poi lavoro solo per Pink Factory. Andiamo il prossimo in uscita, ti mandiamo allora. Ah, comunque le recensioni, io ti avviso Cinzia, sono 5 euro al minuto. Fai conto che io faccio recensioni in 30 minuti, quindi preparati ad andare... No, scherzo. No, Cinzia non mi paga, assolutamente. Il pagamento sono i libri, poveraccia, c'è soldi manco per lei, figurati se deve pagare pure a me, quindi figuratevi, siamo tutti poveri in questo periodo,
lasciamo. Mamma mia, che disastro! Non ti preoccupare. Se dovesse pagarmi al minuto, cioè Cinzia andrà in rosso, perché avete visto. Già sarei. Allora, quello del suo ultimo libro ho fatto 20 minuti, quindi figuratevi, 5 euro al minuto. A voi. Dai, faccio lo sconto, 2,50 euro la metà, grazie. Dai. 2,50 euro, perché sei tu. Allora, dai, torniamo a parlare di Pink Factory. Allora, adesso la Her Story, che direi che... L'abbiamo già detto prima, sono tutte le storie che riguardano le donne, e che possono essere storie antiche, moderne, saggi sulla mitologia, ma anche io... Veramente mi farebbe piacere leggere un romanzo su qualche eroina della mitologia. Io ne ho letti alcuni bellissimi. Scrivo una novella su Xena. Magari, mi piacerebbe un sacco. Perché no? È un'ottima idea. È veramente... ma poi c'è il copyright, poi arrivano quelli col copyright. Ma dovrei perché, lo so, quello dovresti cambiare qualcosina. Stai scherzando. Io oggi ho pubblicato due reaction in modalità privata che andranno online, di due trailer, figurati, uno mi hanno già bloccato la monetizzazione, quindi figurati, perché appunto il copyright, quindi ha voglia. E la poi abbiamo... stare attenti, va bene. Esatto, quindi vorrei cambiarle il nome. Pensa che io a Xena sono molto legata, perché lo guardavo insieme al mio nonno paterno, che è quello con cui vivevo qui, che era un secondo papà praticamente per me, e lui la chiamava la cosciona. La cosciona, beh, in effetti sì, c'ha delle belle gambe tornite. Pensava con l'altezza, ma c'aveva delle belle cosce. Siccome non riusciva a dire il nome, lui diceva Xena, lui diceva, dai Sara, vieni che inizia la cosciona. No, era fantastico. Vabbè, altra collana, direi Book of Shadows, direi che qua c'è poco. È abbastanza, cioè ci siamo, il Book of Shadows sarebbe il libro delle ombre, che è quello delle streghe, no? Per cui di che cosa parla secondo te? È tutto mystery, horror, c'è tutto. Suspense, romantic suspense, vedo infatti qua, il nome è tutto un programma, ecco, infatti leggo anche proprio qui. Tutto quello che è il mondo un po' del dark side, come si dice, noi lo prendiamo. Il lato oscuro della letteratura, non della forza, ma della letteratura. Quindi quello è, e tra l'altro Silvia si occupa della narrativa, io mi occupo della saggistica, perché arriveranno anche saggi di questo, già li stiamo selezionando, di questa collana. Perfetto, poi abbiamo anche qui un nome, un programma, la Pink Boudoir. Quello dice la parola stessa, no? E secondo me si doveva chiamare Pink Zozzerie, ecco, Pink Zozzone. Sarebbe stato forse un po' tamarro. La nostra collana di erotici, fino adesso sono arrivati pochini, non ci piacciono molto, li stiamo risistemando alcuni. Diciamo che l'erotico in questo momento è trattato con le due molto belli, gli altri che sono l'erotico in questo momento è trattato molto con le pinze, sempre a causa di quelle cazzo di 50 sfumature, perché no, tutti noi non abbiamo niente a che fare con quello, inevitabilmente a parare in quel tu senso, essendo io una femminista sfegatata, non riuscirei nemmeno a pubblicarla una cosa del genere. Vado. Con tutto il bene che io voglio. Tu faresti una storia, ma al contrario, con lei che prende a frustate lui sul culo. Capito, sì. Ma sai che potrei volare per una storia del genere? Lei che fa la dominatrice che lo frusta sul culo, ma potrei volare. Vicino alla proposta che ci ha fatto un'autrice molto brava e molto famosa. Ti prego, accettala, fallo per me. No, io l'ho già accettata, solo per scrivere ancora, per cui noi l'aspettiamo. Poi questa vuoi muoversi, ma posso... Ma posso volare, santo Dio! Mi raccomando, questa live, così poi si decide a scrivere. Bravissima, dille, no, guarda, visto che se la stai vedendo, scrivila, perché io già te la leggo. Perché esatto, io non sopporto il messaggio che quei film vogliono dare. Io capisco, non è tanto di per sé la storia, vabbè, lui ricco, lei poverazza che incontra il ricco e si rifà una vita. Alla fine. Ma perché metterci lui che ha la mentalità del fottuto medioevo, che deve picchiarla per eccitarsi, frustarla sul culo? Ma se io non ho ancora, io c'ho ancora qua quella frase che nel film hanno messo, io scopo forte, ma nel libro, e me lo ricordo ancora,
dice io fotto senza pietà, ma se un uomo mi dice così, io prima lo guardo, boh, ne è stato bello, ci rivediamo sulla pagina, perché fai fuori qualcuno, io non ti denuncio ma non farti più vedere, vado a chiedere un ordine restrittivo, se una persona veramente mi dice una cosa del genere, se tu fossi mia non ti potessi vedere per una settimana, oh ma che cazzo vuoi, ma sei scemo, ma che cazzo dici? Mi piace, l'unica cosa buona di 50 sfumature, perché una cosa buona ce l'ha, è che ha fatto le cose tante persone, ha fatto appassionare assolutamente, è la stessa cosa anche che dico di After, che anche quello lì si merita di finire in galera anche lui. No, non posso parlare, tra un po' esce il terzo film Cinzia, io c'ho già paura, per fortuna che Arianna, se ci sei batti un colpo, che sarà la mia sostenitrice, perché io e Arianna, a lei piace, a me no, però abbiamo sempre dei confronti molto costruttivi, perché lei ride appunto sulle mie, i miei sproloqui su quella serie, anche se le piace, perché è una persona matura. E vogliono far passare, a me la cosa che non piace è far passare per romantici e per principi gente che invece dovrebbe solo essere messa in galera, a mio parere. Poi è questione di gusti, sono libri, se riescono a far leggere le persone, il problema è il messaggio, quello che dico sempre. Perché poi io sento donne che vogliono davvero persone così, allora io lì mi incazzo. No. Con tutto, se voi leggete i libri di Cinzia e andate a vedere quello che le donne nel passato hanno dovuto subire, che si sono fatte un culo così, e non guardate le mani, guardate le braccia, per avere la propria indipendenza, ragazzi, nei tempi, negli anni 40, la donna non poteva lasciare il tetto coniugale anche se il marito la gonfiava di botte. Cioè, ma rendiamoci conto. E poi sento persone che vogliono uno che le frusta sul culo per eccitarsi perché è romantico, ricco e figo, ma vai a cagare, vatti a leggere la storia di quelle donne che invece stavano con persone così disagiate ma non le potevano mandare a stravaffanculo perché sennò finivano anche in galera. Finivano anche in galera se lasciavano il tetto coniugale. È vero, assolutamente vero, sì. Ecco, ci sono tanti poteri. Infatti la Jenny ne sta citando uno, Neil, che è l'idolo, insomma, di una serie che si chiama Kiss Me Like You Love Me di Kira Schell, che però lei, Kira è diversa dalle altre due. Kira è italiana, oltretutto, è diversa. Mm-hmm. Perché Kira non lo fa passare per quello che è, cioè una persona tormentata che in realtà è un principe. No, Neil è un pezzo di merda dal primo libro e rimane un pezzo di merda fino all'ultimo libro. Non lo trasforma, non te lo fa passare per un principe. Tu vuoi prenderlo a badilate, nonostante lo ami, perché comunque ha subito abusi e tutto, ma abusi gravi, non come quelli di quei due disagiati, molto, molto più gravi. E lo vorresti abbracciare e tutto, però lo vuoi anche prendere a sprangate sulle gengive. E ma meno male che alcune delle mie lettrici lo vogliono prendere a sprangate sulle gengive, perché sennò vorrebbe dire che ho fallito. Sta qui la differenza. Quindi io è questo che veramente non concepisco. Quindi di alla tua amica che se scrive un libro in cui è lei a frustarlo sul culo, sono contenta. Per quanto non sopporti proprio la violenza in generale, ma sono contenta, mi si è bloccata. Cinzia, non ti posso perdere adesso. Aiuto, abbiamo perso la Cinzia. Aiuto, mi sa che abbiamo perso Cinzia. Maledetta connessione. Vabbè, comunque adesso appena sistemiamo, mi sa che, aspettate, meglio che le scrivo. Oh signore, mannaggia quando succede. Aspetta che ti sei... in palla, vabbè, le cose belle in ecco, adesso torna, appena detto, per tornare clicca sul link che ti ho mandato. Ah, è già tornata, perfetto, non ho avuto neanche bisogno di avvertirla. Ecco fatto, ti stavo scrivendo connessione. Ecco, infatti Arianna è già arrivata. Neil, sì, vabbè. Continuiamo qui con l'ultima collana, che è la Pink Books. Sì, i Pink Books tu li conosci bene, perché sono... ne ho anche recensiti un paio, se non ne recensiti pure qualcuno, quelli forse di Natale, mi pare. Uno di Natale, aspetta che te lo dico anche già subito, vediamo un po' se mi pare Natale la strega?
Natale da strega sicuro, ma anche un altro. Ah, forse anche una. Christmas in Paris. Aspetta, no, non me lo trovo, accidenti. Sì, Christmas in Paris, sono quasi Christmas sicuro. In Paris, sì, aspetta, aspetta, metto Paris, vediamo un po' se mi trovo qualcosa. Perché metto Paris e mi trovo a Mulan? È abbastanza strana come cosa. Chiaramente è ambientato a Parigi. No, Mulan proprio no, assolutamente. Appunto, appunto, era ironica. Madonna. Ok, sto provando a cercare. Sì, no, sono sicura di Viola Spring, lo ricordo bene. Sì, però mi sa che l'ho recensito sul blog e non sul canale, sì, perché non lo trovo, quindi l'ho recensito sul ma blog. Ma tu sul canale? No, sul canale? No, mi sa che hai fatto tutte e due sul blog e non sul canale. No, sì, sì, perché Natale a Parigi, adesso Natale in Paris, sì, perché infatti non me li trova, quindi di conseguenza li ho recensiti soltanto sul blog. Sul blog, sì. Sul blog, e vabbè, se appena potrò, magari li porterò anche sul canale come old review, visto che adesso ho aperto questa rubrica che si chiama old review, sì, dai. Dove sto portando appunto tutte quelle recensioni, perché ci sono molte ragazze che hanno... Se bisogna contattare le autrici, come lo dici? No, 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 assolutamente, perché i libri ce li ho ancora, sono ancora su Kindle, quindi non è assolutamente quello il problema. Siccome molte ragazze non sanno che io prima avevo un blog e mi conoscono solo tramite il canale, voglio fargli conoscere anche i libri un po' più vecchi. Va bene, sì, sì, certo. Anche per riempire magari quei buchi che lascio nel canale quando non ho niente da pubblicare. Adesso li sto tappando con i gameplay di Days Gone, però poi ricomincerò anche, perché Days Gone prima o poi finirà, quindi di conseguenza ricomincerò anche con le old review, assolutamente. Con le recensioni che hai già fatto. Infatti ho portato tutta la serie della Penelope Douglas, ho portato la serie Wait for You dell'Armin Trout, insomma, sto portando un po' di roba anche da quel punto. E allora se ti va, a noi fa piacere, così le riblogghiamo pure noi. Esatto, infatti anche il tuo collezionista, si collezioni, va bene. Non ci no, però questa tu l'avevi fatto in... Sì, l'ho fatto sia sul blog, ma l'ho fatto anche sul canale. L'ho riletto e mi ricordo che dolore. E tu sai perché? Non dire perché. Porca trota! Aspetta, voglio metterla soltanto per far vedere un momento che c'è l'annuncio, perché adesso ho messo la monetizzazione e lo faccio andare avanti, perché così almeno mi danno qualcosa. No, vabbè, dura un minuto, c'è Save the Children, no, non riesco a vederlo, non riesco a vederli quegli annunci lì, fa niente. Adesso appunto vi faccio vedere la recensione che feci. Tac, dove sta? Ah, no, aspetta che scheda di Chrome, ecco qua. Io nel frattempo di che cosa parlano i Pizza Books, che sono semplicemente dei racconti, basta, quindi facile facile. Ecco, ma guardate ancora che inquadratura che avevo, madonna, questa recensione del 2018. Sì, sì. Madonna, guardate ancora che inquadratura brutta, non ero professionale, non ne vado, non facevo niente, mi mettevo davanti a tre e parlavo. Madonna, mi tocco sempre i capelli, ma quello è un vizio, proprio un vizio. No, quello lo faccio io, quindi non lo posso fare, perché mi danno fastidio. Vai, spiega cosa sono i Pink Books. No, i Pink Books, l'ho detto, sono semplicemente dei racconti, quindi sono più brevi rispetto agli altri e sono vari, narrativa varia. Esatto, narrativa varia, non devono essere per forza romance, possono essere anche... No, assolutamente, no, sono narrativa varia. Non sono generalizzati. E aspettate che ho perso la live qua. Ecco, no, devo vedere che va tutto bene. Niente, Sara, fammi approfittare per dire che vai. Chi vuole scrivere, chi vuole migliorarsi, può fare anche i nostri corsi, perché noi facciamo anche dei corsi di scrittura creativa, di redazione, per cui molto volentieri poi accettiamo, magari chi viene dal tuo canale gli facciamo anche lo sconto. Tiè, ce l'ho messo così. Perfetto, sconto del 75%. No, così ti seguono sul canale. Ecco, vi dovete iscrivere se volete fare il corso con Cinzia e volete lo sconto, dovete essere iscritti al mio canale. E guardate che io me ne accorgo, perché lo so chi è iscritto, perché YouTube me lo dice chi è iscritto e chi non è iscritto. Quindi certo, non provate. Noi abbiamo un canale anche noi. Quindi esatto, ecco, aspetta che lo faccio vedere. Aspetta, ah, sì. Che lo faccio...
aspetta che lo faccio vedere, Pink Magazine, no, eccolo qua. È veramente da poco che è nato, quindi è piccolino. Eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere. Share screen, scheda di Chrome. No, questo è ancora, eccoci qua. Ok. Eccolo qui, questo è il canale di Pink Magazine Italia, è ancora piccolino, quindi mi raccomando, andate a iscrivervi, sì. Sono già, poi sono contenuti non lunghissimi come i miei. No, anzi, sono cortissimi, anzi. Veramente, infatti io è per questo, ragazzi, che non posso, i business è per forza, Jenny, bisogna campare, bisogna campare, giustamente. Bisogna mangiare anche nella vita, quindi io per questo, ragazzi, che non pubblico video su questo canale, perché non posso, perché me li bannerebbero, non me li pubblicherebbero, cioè ma perché farei io montaggio e tutto quanto, ma quello che le deve caricare dice, ma questa quanto cazzo parla, sono troppo lungo, no, va bene. Oh, io mi ricordo che una volta me lo disse uno dei tuoi, adesso non so se c'è ancora, quando avevo pubblicato quel video che doveva essere piccolino, ma diceva che avevo parlato troppo, non mi ricordo. Ah, sì, no, certo che c'è ancora, il grafico, certo. Sì. Ma parla troppo, parlo troppo, io parlo, adesso dovrebbe venire qua in live con me questo qua, altro che siamo già un'ora. Le copertine sono le sue, le copertine che tu vedi sono le sue. E per quello niente da dire, bravissimo, un grafico bravissimo, ma quella volta lì mi fece... No, ragazzi, non ho il dono della sintesi, non ce l'ho mai avuto e non ce l'avrò mai, temo proprio, perché io non mi scrivo niente, io non mi preimposto nulla, anche qua nelle live non mi preimposto nulla, perché le live, soprattutto con le persone come Cinzia, che sono, oltre che essere autrici, sono anche mie amiche, voglio farle come se stessimo appunto parlando davanti a un caffè al bar, anche se adesso i bar sono chiusi e tutto quanto, voglio creare proprio un clima di esatto. Invece il preimpostato mi sta tanto di robotico, quindi di conseguenza a me non mi... stessa cosa anche nelle recensioni, anzi nelle reaction di After, ogni tanto devo scrivermi le cose, infatti mi sento un po' impostata, e a volte infatti tendo anche a magari scoperchiare, a sovvertire completamente quello che ho scritto e a dire altro per sembrare più naturale, perché mi sembra di essere appunto troppo rigida a ripetere qualcosa che ho scritto, non lo so, è un problema, ne sono perfettamente. Quello è più bello andare a braccio, in effetti, perché è più naturale, più colloquiale, quindi ti piace di più, giustamente. Esatto, quindi di conseguenza, però dai, comunque, ultimamente sto facendo, sono anche abbastanza brava, tipo l'ultima recensione era 20 minuti, quindi dai, insomma, ci sta anche, insomma, una volta... Io la devo ancora vedere la mia recensione, te lo dico, non l'ho vista, ti dico la verità, non l'ho vista, adesso la vado a vedere subito dopo, spengo con te, la vado a vedere, giuro. Bravissima, una volta sta lì, non scappa. Sono curiosissima, tu sai perché, però sono curiosissima. Io spero ovviamente di averti reso onore. Sono sicura, non mi deludi mai, quindi figura. Vedete, questa lei è un balsamo per l'autostima di blogger. No, non è vero, cioè, non starei zitta se non fosse così. Mi allora, adesso una domanda. Sì. Specialmente, sì, infatti, Arianna dice specialmente quelle incazzose, sì, perché faccio divertire. Sì, è bellissimo. Quelle incazzose, ecco, se vuoi scrivermi un libro trash, ti farei una recensione incazzosa solo per te, guarda, Cisa, ma tu trash, ma non ce la fai, sei troppo brava, non puoi farlo tu, non puoi buttarti nel trash volontariamente, perché anche lo renderesti bello, perché sei troppo brava, e non lo dico per te. Sara, no. Grazie. Allora, ad alcune trashate che ho scritto, cioè, non è possibile. Come lo ribadisco, sarebbe come paragonare il cioccolato con la merda. Cioè, adesso diciamo. Come Vanzina, che è andata a paragonare il suo lockdown all'italiana con il dittatore di Chaplin. Ma. Non che parlo. Problema aveva quell'uomo lì? Vabbè, poveraccio. Io l'impegno ce l'ho visto. Scrivigli un libro tipo After. No, se Cinzia dovesse farlo, le toglierei il saluto. Poi non sa neanche che cos'è Cinzia After. Quindi. Non lo so. Se Giovanni una sera non avete niente in televisore, prendete il tablet o il PC, mettete sul mio canale, cercate After, le recensioni dei film, vi fate quattro risate. Va bene, d'accordo, lo farò. Allora.
mi fate sapere. Cinzia, domanda di vita, progetti futuri a parte insomma l'editoria, proprio tuoi progetti futuri, chi hai in testa, se hai nuove storie già in mente, già nel cassetto? Nuove storie ne ho 2-3 addirittura, non una, quindi devo mettere in fila le storie. Una in particolare che mi piace moltissimo e che vorrei cominciare in questi giorni, forse già domani ti farò sapere. È la mia giornata. Una ce l'ho, sì, ed è un contemporaneo. Invece gli altri due sono storici, che probabilmente però forse posso mischiarli insieme, però non lo so ancora. Non lo sai, non lo sai. No, mi piace poi fare gli incastri. Non tutti e tre, ovviamente, i due storici. No, quello contemporaneo è contemporaneo, già ci sono troppi incastri temporali di per sé qui. Quindi fare un casino. No, poi il cervello si incrocia tutto e si finisce per fare una negli anni 90 e adesso, per cui insomma è bella corposa. Quindi quella è nella mia testa già da anni, per cui quella uscirà, spero, prima di tutte. I due storici probabilmente riesco a riunirli perché sono contemporanei. Ma usciranno, questi libri di cui ci parli usciranno con la tua casa editrice, con Pink Factory? O con quell'altra? Non lo so ancora. Per il contratto devo sottoporre tutto alla Newton, ovviamente, quindi devo fare prima così e poi dopo, se a loro non piace, mi ripubblico con giusto, adesso ti sei fatta la porta di riserva, tu non mi piace. Mi posso pubblicare quello che voglio. Io sto benissimo in Newton, figurati. Però appunto ciò stavo distruggendo tutto quanto per un gestaccio del cavolo. È cascata la borraccia sul computer, proprio distruggo tutto, che mancaria sto periodo. E quindi questo è insomma, chiaramente pubblicare tantissime cose, non io, non mie, ma di altri, questo io non vedo l'ora di leggere manoscritti. Ecco, ragazzi, lo ribadisco, se siete degli aspiranti scrittori, buttatevi, link in descrizione, c'è il contatto di Pink Factory, mandate tutto a Cinzia, al suo team, che vi diranno sì, è buono, c'è da fare qualche miglioramento, lo pubblichiamo. E ma ci sono gli editor. No, guarda, secondo me questa è un'idea di merda, vada un'altra parte. No, scherzo, questo lo farei io. Non diciamo mai così, dai. Io chiedere, adesso devo fare l'annuncio che ovviamente tu leggerai tutto in anteprima e se ti piace recensirai, se no no, siamo rimaste d'accordo così, quindi divento l'ambasciatrice di questa Pink Factory, sicuramente sei l'unica, per cui ti teniamo come sono l'unica ad avere il canale, quindi per forza sei roba mia, ecco, anche assolutamente. Va bene, ragazzi, direi che siamo a un'ora, quasi un'ora e 10 di live, quindi direi che abbiamo detto tutto, e anche perché vedo Cinzia abbastanza, non so come hai passato la Pasqua, ecco, dici questo, poi dopo chiudiamo. Guarda, l'ho passata col mal di testa e l'otite, che mi è passata qualche minuto prima della live, infatti ho mangiato tardi per questo motivo, perché non so perché, ma non sono stata benissimo, però adesso sto benissimo. meno male, almeno quello, considerato l'andazzo, meno male che almeno... Bene. Esatto, quindi per carità di Dio, mi raccomando. Sono stato tutto il tempo sdraiata. Hai fatto benissimo, anch'io. Io ho girato queste due reaction e poi ho cazzeggiato in libertà. Hai anche domani. Le feste sono fatte per quello. Esatto, ma perché io, essendo disoccupata, io cazzeggio praticamente il 99%. Ma non è vero. Cazzeggiare no, perché comunque almeno 2 o 3 ore le perdo. Oggi ho perso un'oretta per montare le due reaction, perché montare due reaction non è che mi richieda chissà quanto tempo, ma martedì mi devo fare un puscio così, perché c'ho da girare la reaction della 10x22, il video di approfondimento, poi dai, libro va ricominciando a studiare all'università, mi sa che non riuscirò mai a terminarlo, ti aiutiamo noi, Carol, non ti preoccupare. Ecco, cioè, Carol, hai visto? Mandaci una sinossi. No, Carol, parla veramente, io questa donna do la fiducia al 200%, quindi Carol, davvero, comincia a mandare la sinossi, ce l'hai, e in un momento in cui sei, magari, ecco, visto che adesso tanto The Walking Dead un po' finisce con l'11ª stagione,
una volta finito The Walking Dead ci puoi dedicare e via, mi raccomando. Ma noi siamo degli step piano piano insieme all'editor, quindi non c'è problema, perché sai che cos'è che... Siamo un po' diversi dagli altri proprio perché siamo tanto appiccicati ai nostri autori. Ne abbiamo pochi e ce li coccoliamo tanto. Per cui, Carol, vieni da noi. Mi raccomando, Carol, mi raccomando. Ecco, pensaci bene e poi ne parliamo. Se posso fare io da tramite tra voi due, assolutamente. Assolutamente. A Cinzia, chiedi a me che io faccio sapere subito. A Cinzia, comunque pensaci. Poi fanno il resto per Martina, che adesso uscirà con una traduzione sua. Quindi. Esatto, è vero, me l'ha detto che ha fatto la prova e tutto quanto, quindi sono stata veramente contenta quando me l'ha detto. Poi vabbè, ha detto che, ok, prendetela in parola, ci penserà. Quindi magari tra un anno e mezzo avremo il libro di Carol nella collana Pink Factory, quindi tenete lì pronti, io lo recensirò sicuramente. Ovvio, sarò la prima probabilmente a recensirlo. Ok. Sicuramente. E, bene ragazzi, io direi che possiamo concludere qui, anche perché comunque come abbiamo detto Cinzia non è stata neanche andando bene, quindi mandiamola a riposarsi. Stavo dicendo che appunto poi martedì sarò in live con Carol, appunto, quindi martedì giornata proprio molto piena tutto quanto, quindi altro che cazzeggiare. E io vi invito a seguire appunto Cinzia su, dovrei avervi lasciato anche su Instagram, ma nel caso ve lo lascio dopo, quindi lo troverete poi in descrizione, ma vi invito ad andare sul link in descrizione, sul link di Pink Magazine Italia, per leggere tutti gli articoli che pubblichiamo, anche Cinzia, comunque non è che Cinzia sta lì e vede soltanto noi che lavoriamo, anche lei pubblica degli articoli, per esempio se non sbaglio oggi ha pubblicato qualcosa su Maria Maddalena, che è un'altra eroina diciamo di Cinzia. Un amore, io vi invito a leggere la novella Maria Maddalena, edita dalla Newton, la trovate su Amazon, solo in ebook, ma è veramente bellissima. Vi invito a leggere tutti i libri di Cinzia, li trovate nei migliori store, in libreria. Mi raccomando, se amate i libri veramente belli che ti fanno amare la lettura e non le solite cavolatine, non intendi male sulle cavolatine, ma se volete proprio un libro impegnato, un libro proprio che vi insegni anche qualcosa, se volete anche imparare, perché vi dico che Cinzia dà anche delle grandi lezioni di storia nei suoi romanzi, io vi dico che se avessimo tutti una professoressa così andremo tutti più molto volentieri all'università, veramente, andremo tutti un po' di più la storia. Chiedilo alle mie studentesse. Ma non ci credo, dai, non ci credo neanche se me lo auguri. Sono un po' severa, un pochino. Ma giustamente, non insegna severa, finché sei severa ma giusta, Cinzia, va bene. No, quando sei severa, io spero, quando sei severa soltanto perché ti piace assaporare il potere, allora in quel caso diventi... No, questo non è. Ma non è il tuo caso. Severa ma giusta anche perché la storia è importante, ragazzi. La storia è importante, ed è importante saperla, anche se... Io vi dico appunto che certe cose che ho letto nell'ultimo libro di Cinzia non le sapevo, e quando le ho lette mi si è, tipo questa cosa qua del tetto coniugale, della donna che è ancora negli anni 40, io queste cose qua veramente non me le ricordavo e mi è salito sangue alla testa. Quindi vi dico che c'è molto da imparare anche leggendo, e soprattutto ci sono tantissime grandi emozioni per la via dei protagonisti delle storie che Cinzia scrive e crea. Quindi mi raccomando, seguitela. Poi vi ricordo il mio Instagram, la mia wishlist di Amazon, se volete farmi un pensierino, anche perché la monetizzazione, ragazzi, non è che paga tanto, ma a giugno è il mio compleanno, se volete farmi un pensierino c'è la mia wishlist su Amazon, può andarci anche Cinzia se vuole, vabbè che Cinzia mi regalerà tutto il catalogo di Pink Factory, quindi non posso più chiedergli niente, assolutamente. Oddio, io andavo male in storia. Leggiti i libri di Cinzia e vedrai che imparerai tante cose belle e bellissime, emozionandoti anche, Jenny. Io vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Se questa live vi è piaciuta, mettete un bel pollice in su, e se ve la siete persa, la state recuperando una volta pubblicata e avete qualche domanda da fare a Cinzia su Pink Factory, fatela pure nei commenti. Che poi io poi le girerò a Cinzia, certo. E vi girerò anche la sua risposta, quindi mi raccomando, non fatevi problemi. Cinzia, tesoro, io ti ringrazio di essere stata mia ospite, ti aspetto poi
alla prossima, sì, quando pubblicherai la tua nuova storia, sicuramente ti inviterò di nuovo, oppure se ci sarà qualche altra novità su Pink che è degna di nota, sicuramente ne parleremo qui. Ok, perfetto, va bene. Devo dire che ti amo sempre di più. Anch'io tantissimo. Vedete ragazzi, questo è il vero amore, questo è il vero amore, ragazzi. Quindi ragazzi, io vi auguro buona serata, buona giornata, buona Pasqua di nuovo, buona Pasquetta se state guardando questa live di lunedì, e comunque buona giornata, buona serata, noi ci rivediamo poi ai prossimi video, alle prossime live, al prossimo tutto. Ciao a tutti! Ciao ciao!